Ciao a tutti da Massimo e benvenuti nel Covo delle Meraviglie con Max in questo mio nuovo video, un video che è concentrato su un albo che è il campo di battaglia numero 33 della storia del West, questa ristampa a colori in grande formato di questa epopea straordinaria, assolutamente da avere. Andiamo a vedere i crediti. Campo di battaglia, uscito i primi di dicembre, soggetto e sceneggiatura del grande Gino D'Antonio che ha creato questa epopea, disegni del mitico Sergio Tarquinio e colori di Flavio e Francesco Chiumento che hanno fatto un lavoro straordinario. La copertina è di Gino D'Antonio, eccola. E qui vediamo la quarta di copertina con la preview del prossimo numero che uscirà il 5 gennaio, il numero 34, dal titolo Senza legge, da non perdere assolutamente. In questo numero, parliamo di un luogo specifico degli States, nel Nord America, tra i monti Appalachi e le montagne rocciose, si estende le grandi pianure, che sono, diciamo, frequentate dagli indiani Arapaho, Comanche, Cheyenne, Nasi Forati, Corvi e i Dakota, che noi conosciamo come Sioux, che significa nemici, che erano praticamente questa tribù indiana che era apparentemente in caccia sia di selvaggina ma anche di uomini, ok? Perché erano molto legati al proprio territorio. Bene, come vediamo in questa cartina, nella prima tavola iniziale, qui abbiamo nel Montana, abbiamo delle cave, delle miniere, e praticamente l'esercito doveva salvaguardare questo passaggio di questi minatori che andavano appunto nel Montana. E fu costruita una strada che si chiama, o si chiamava, Pista Bozeman, la famosa Pista Bozeman. E lo scopo, appunto, in questo caso della cavalleria, dei soldati, era quello di tutelare questi minatori dall'aggressione degli indiani, come vi ho detto, presenti in quel territorio, che ovviamente non volevano il passaggio dei minatori. Bene, possiamo dire che questo numero è incentrato su questo, dove praticamente abbiamo Bill Adams che cerca di aiutare i soldati di Fort Laramie e di Fort Kearney, aiutare per salvaguardare appunto questa pista Bozeman. Però gli indiani, soprattutto i Dakota di Nuvola Rossa, non ci stanno. E succede il patatrac. Io vi faccio vedere alcune tavole che sono incredibili. Io penso che fino a oggi, e siamo al numero 33, non ho mai visto disegni e colori così belli. Guardate che spettacolo, queste tavole con i Sioux Dakota, Sioux in gergo, che significa appunto nemici. Guardate che tavole spettacolari. E poi con le descrizioni anche, no? Che sono fedeli alla storia. Altre tavole di azione. Mai visti così, diciamo, colori così belli. Ovviamente non vi voglio spoilerare il finale, però alcune tavole ve le voglio far vedere perché sono veramente fantastiche. Qui abbiamo visto Bill Adams, guardate che belle queste sotto la pioggia. E poi, tra l'altro, essendo vicino alle montagne rocciose, abbiamo la neve che appare nel finale della storia, ve la faccio vedere. Ecco, qui si vede già la neve, disegnata in maniera splendida da Sergio Tarquinio. Guardate che belle queste tavole. Bellissime, veramente. E poi vi faccio vedere una tavola
molto truce, però questa è la realtà. L'uomo è sempre stato in guerra, sempre, e dove c'è guerra ci sono i morti, e dove ci sono i morti c'è sangue. Questa tavola parla da sé, parla veramente da sé. Vi faccio vedere qualche altra tavola nel finale, che è molto molto bella, in senso di disegni. Guardate i primi piani di Nuvola Rossa, guardate. Scene epiche della battaglia. Cosa vi devo dire? 6,90 euro, ogni tanto no, parto, valgono la pena di spenderli per questo, per questa storia veramente incredibile. Campo di battaglia numero 33 della storia del West, questa grandissima epopea di Gino D'Antonio. Un numero straordinario, sicuramente uno dei più belli di tutta l'intera serie. E vi faccio vedere il prossimo numero dal titolo Senza legge, dove troviamo il mitico bandito Jesse James. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Massimo!